che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto dei deputati e delle deputate secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. Allora, l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, l'audizione del direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo, ODIHR, dottor Matteo Mecacci, a cui do il benvenuto. E anche a nome dei componenti del Comitato, appunto, lo ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, ricordando che il dottor Mecacci nella XVI legislatura è stato un autorevole membro della nostra Commissione Affari Esteri e che ha assunto l'incarico di direttore dell'ODIHR nel dicembre del 2020. Quindi auguri per questo prestigioso incarico. Segnalo che l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo, ODIHR appunto, che quest'anno celebra il 30° anniversario della sua istituzione, con sede a Varsavia e attivo in tutta Europa, Caucaso, Asia centrale e Nord America, è l'istituzione per i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'OSCE appunto. Dal momento che diritti umani e democrazia sono pietre angolari del concetto globale di sicurezza dell'OSCE, l'ODIHR è incaricato di fornire supporto e consulenza agli Stati partecipanti e alla società civile allo scopo di promuovere tali principi. Pertanto, l'attività dell'ODIHR si articola in cinque macro aree, le vado a elencare, sono le elezioni, la democratizzazione, i diritti umani, la tolleranza e non discriminazione e le questioni relative alle comunità Rom e Sinti. Sul piano operativo, l'ODIHR organizza missioni di osservazione elettorale, spesso con collaborazione con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, presta assistenza ai governi per garantire la conformità con gli impegni assunti in materia di indipendenza della magistratura ed accesso alla professione forense, assiste gli Stati partecipanti nei processi di riforma volti a migliorare l'efficienza e la trasparenza della legislazione, spesso in collaborazione con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, promuove la libertà di movimento e il rispetto dei diritti dei migranti, promuove la governance democratica con particolare attenzione alla disciplina giuridica dei partiti politici e alla partecipazione delle donne agli affari pubblici, sostiene la cooperazione tra difensori dei diritti umani, autorità statali e istituzionali nazionali per i diritti umani, aiuta i governi a rafforzare la propria capacità di identificare e proteggere le vittime della tratta di esseri umani, organizza attività di formazione sulla lotta al terrorismo affinché venga attuata nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani, promuove il principio di parità di genere nei processi di riforma del settore della sicurezza, aiuta i governi a combattere i crimini di odio e altre manifestazioni violente di intolleranza attraverso la formazione delle forze dell'ordine e il rafforzamento della capacità della società civile di monitorare tali crimini, promuove la libertà di religione e di credo, organizza annualmente la conferenza sulla dimensione umana, foro multilaterale che consente di esaminare i progressi dei governi nel mettere in pratica i loro impegni e offre alle ONG un'occasione per esprimere liberamente le proprie preoccupazioni. Attualmente l'ODIHR impiega circa 150 dipendenti in 30 paesi e le sue attività sono finanziate attraverso un budget approvato annualmente dagli Stati partecipanti, come pure attraverso contributi volontari. Il 15 aprile scorso è stato presentato il rapporto sulle attività ODIHR nel 2020, da cui si evince che quello passato è stato un anno difficile per la democrazia e i diritti umani in tutta la regione dell'OSCE.
Si è assistito infatti al riemergere dei conflitti ed anche le istituzioni democraticamente elette sono state messe sotto stress da nuove minacce alimentate dai fenomeni di retorica intollerante e disinformazione. Bene, allora forniti questi elementi di contesto, quindi fa molto piacere dare la parola al dottor Mecacci affinché svolga il suo intervento. Prego Matteo. Grazie mille Presidente, onorevoli colleghi deputati, veramente un piacere essere qui in Commissione Estera della Camera, come ricordava ho seduto in questi banchi, in realtà in quel banco là, per 5 anni dal 2008 al 2013, quindi è veramente un piacere personale tornare qui e parlare con voi di temi che so sono nell'agenda di questo comitato da molto tempo, da quando è stato istituito, e apprezziamo molto il lavoro in tutti i paesi partecipanti dell'OSCE sulle questioni dei diritti umani. Quindi per me è una grande opportunità poter presentare il lavoro che in realtà è stato già ben descritto dalla Presidente, e quindi mi concentrerò su alcune riflessioni anche di attualità e poi per avviare un dialogo tra di noi. Quest'anno, come è stato ricordato, è il trentennale della nostra istituzione, siamo nati nel 1991, era un anno particolare perché quello fu anche l'anno della caduta dell'Unione Sovietica, e la nascita di questa istituzione fu proprio fatta con l'accordo di tutti i 57 membri dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, proprio per consolidare e rafforzare le istituzioni democratiche e i diritti umani, in particolare nei paesi dove questi non venivano rispettati. E quindi è chiaro che nel tempo le nostre attività si sono concentrate molto in quell'area, però ci tengo a sottolineare che noi abbiamo un mandato che riguarda tutti e 57 i paesi, inclusi quelli che possiamo definire i paesi di più consolidata democrazia, come alcuni paesi dell'Unione Europea, a partire anche dal nostro Paese. E in chiusura magari farò anche qualche riflessione su quello, anche se so che il focus di questa Commissione è più sulla politica estera, quindi più all'interno, però credo che le cose si tengano, nel senso che anche la promozione di questi valori all'interno della politica estera di un Paese non può prescindere anche dall'attenzione al nostro interno. E come sappiamo, anche all'interno dell'Unione Europea, il dibattito attuale che esiste sul rispetto dello Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura in alcuni Stati membri è questione molto molto centrale. Noi lavoriamo appunto in queste aree che sono già state indicate dalla Presidente, e naturalmente risentiamo anche del contesto geopolitico in cui noi operiamo. Evidentemente in questo momento le tensioni geopolitiche proprio sulle questioni dei modelli di sviluppo che gli Stati membri dell'OSCE possano scegliere in futuro è al centro del dibattito politico. C'è una nuova amministrazione americana che ha sicuramente concentrato anche sul multilateralismo e l'engagement internazionale sulle questioni della democrazia e diritti umani il proprio lavoro, e dall'altro lato ci sono paesi che comunque ritengono che questi valori a volte sono visti con un'agenda politica e si oppongono, diciamo, ad avanzare in quella direzione. Quindi il nostro compito è quello di cercare di garantire che questi valori e questi commitments che sono stati fatti siano rispettati in un clima appunto che è sia di valutazione e di osservazione delle attività che vengono fatte dalle istituzioni di questi paesi, ma anche di collaborazione a livello tecnico. Per venire a alcune delle crisi che al momento ci sono nell'area dell'OSCE, vorrei partire con la situazione in Bielorussia. La Bielorussia, come sapete, è uno dei paesi che fa parte dell'OSCE. L'anno scorso, a seguito delle elezioni che ci furono nell'agosto del 2020, vi furono delle manifestazioni e di contestazione da parte della popolazione dei risultati elettorali, e purtroppo la decisione del governo è stata quella di reprimere questo tipo di manifestazioni e di richiesta anche di organizzazione di un nuovo appuntamento elettorale, che hanno portato al momento a oltre 500 persone che sono detenute e in fase di conclusione, diciamo, dei processi penali, e con migliaia e migliaia di persone che sono state comunque sanzionate a livello amministrativo o in altro modo.
questa è una situazione che è molto preoccupante, rispetto alla quale il nostro ufficio ha sia, come dire, espresso pubblicamente preoccupazione e condannato questo tipo di attività, ma al tempo stesso abbiamo e continuiamo a chiedere che vi sia l'accesso per i nostri esperti per due attività fondamentali. Una è quella del monitoraggio dei processi, delle persone che adesso sono attualmente detenute, per, come dire, valutare che il loro diritto alla difesa sia rispettato, e l'altro è una valutazione dal punto di vista giuridico di quello che è stato annunciato dalle autorità bielorusse, e cioè una riforma costituzionale che dovrebbe poi portare alla tenuta di un referendum ed eventualmente a un processo di transizione politica. Il nostro ufficio fa attività di revisione legislativa su richiesta degli Stati membri, e questo secondo me sarebbe un segnale importante per valutare appunto che le riforme che sono state annunciate e che saranno fatte siano comunque in linea con rispetto dei diritti umani. Quindi mi permetto di sottolineare che se il Parlamento italiano comunque continuerà a seguire questa vicenda in Bielorussia, tenere appunto la possibilità anche di interloquire e proporre questo tipo di collaborazione con il nostro ufficio sarebbe sicuramente molto utile. Una questione che, diciamo, non è un'area di crisi, ma sicuramente importante per il nostro lavoro e anche per me personalmente, che sta diventando sempre molto più attuale, è quella dell'uguaglianza dei generi. La promozione dei diritti delle donne è al centro di tutte le nostre attività. Si tratta anche di una vicenda che purtroppo sta in alcuni paesi portando anche una polarizzazione dello scontro politico e ideologico, e in particolare, lo dico alla Presidente Boldrini, per le donne che sono impegnate in politica, noi abbiamo fatto proprio un'attività di monitoraggio, di osservazione, e abbiamo notato, come dire, la violenza sia fisica, a volte non in molti casi per fortuna, ma soprattutto verbale e online, in particolare nell'ultimo anno, è aumentata nei confronti delle donne, e in particolare delle donne impegnate in politica. Noi lavoriamo con moltissimi parlamenti sulle questioni di genere e su come garantire appunto che ci sia lo spazio per non solo una rappresentanza paritaria all'interno delle istituzioni, ma che appunto le attività non siano oggetto di violenza politica. E questo ci tenevo a sottolinearlo, perché so che in passato anche lei è stata oggetto di questo tipo di... Anche nel presente, veramente. Non si è sentito, però. E quindi questo comunque è un lavoro su cui noi lavoriamo con molta attenzione, ed è, diciamo, un'attività che proprio con un nuovo progetto che abbiamo lanciato, abbiamo trovato i finanziamenti, faremo a livello di mainstreaming all'interno di tutti i nostri dipartimenti, e questo, diciamo, è una priorità che continueremo a fare. Un'attività per cui siamo molto noti a livello internazionale è quella dei processi di osservazione elettorale e di assistenza elettorale. Questa è un'attività che abbiamo sviluppato a partire dagli anni 90, sviluppando una metodologia che è la più avanzata e sostanzialmente anche replicata da altre istituzioni internazionali, a partire anche dall'Unione Europea e da altri, e diciamo è un momento molto importante, perché è il momento di verifica della possibilità per i cittadini di avere la possibilità di scegliere i propri governanti in un processo che sia inclusivo e consenta la libertà di scelta da parte degli elettori. È una metodologia che riguarda sia l'osservazione di lungo termine, quindi con osservatori che vengono inviati nei paesi su richiesta, naturalmente, alcuni mesi prima, e poi con l'osservazione di short term, che, come è stato ricordato, avviene anche in collaborazione con le delegazioni parlamentari, in particolare anche con la delegazione italiana presso l'OSCE e anche presso il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo in alcuni casi. Lo scorso anno siamo stati la prima organizzazione internazionale che ha ripreso le osservazioni elettorali durante la pandemia. Le abbiamo fatte in quell'occasione solo di lungo termine, ma nelle scorse settimane, in particolare in Armenia e in Moldavia, dove siamo stati domenica scorsa, abbiamo ripreso l'osservazione elettorale anche con i short term observers inviati da parte degli stati membri. E per fortuna, diciamo, al momento non ci sono stati casi di
infezione da Covid, e quindi questo fa ben sperare, ecco, che si possa continuare con questo tipo di attività in futuro. Sui processi di riforma elettorale, lo menziono brevemente, abbiamo anche un progetto focalizzato sui Balcani occidentali, che non solo riguarda il momento elettorale, ma anche un'assistenza tecnica continua con tutti i paesi di quell'area, che sostanzialmente aiuta questi paesi a fare le riforme che poi siano propedeutiche anche verso il processo di integrazione europea, che come sapete ha dei capitoli che riguardano anche la democrazia e lo Stato di diritto. Questi sono alcuni temi che tratto un attimo in generale, sono pronto naturalmente a rispondere nello specifico, a sentire i vostri commenti, però sulla situazione italiana mi permetterei di segnalare tre aree di attività su cui noi siamo molto attivi. La questione dei luoghi di detenzione, le carceri, la prevenzione della tortura è un lavoro su cui lavoriamo da molto tempo, sia a livello di assistenza legislativa se richiesta, ma e soprattutto anche a livello di formazione del personale, sia di polizia che della polizia, insomma, penitenziaria o di altri tipi, e siamo anche in contatto con le istituzioni di alcuni paesi, tra cui l'Italia, per poter fare questo tipo di attività di sostegno. Un'altra questione pendente è la questione dell'assenza in Italia di una commissione indipendente sui diritti umani. Questo è un impegno che l'Italia ha preso, come tutti i paesi che fanno parte delle Nazioni Unite, da molti anni, dal 1993. C'è credo un'occasione nei prossimi mesi, con l'avvento della presidenza italiana del Consiglio d'Europa, che inizierà entro la fine dell'anno, e il nostro ufficio lavora con l'Associazione Europea, per esempio, delle commissioni indipendenti o gli ombudsman, che esistono appunto in molti paesi, per sviluppare best practices e modalità di intervento che possano consentire ai cittadini di avere dei mezzi per poter avere delle risposte su eventuali violazioni dei diritti umani che non passano necessariamente dal sistema giudiziario, quindi facilitare per il cittadino la possibilità di avere delle risposte da parte delle istituzioni. Sono modelli che hanno, come dire, dimostrato di essere efficienti, di produrre risultati per i cittadini, e quindi noi restiamo veramente a disposizione per dare l'assistenza che sarà necessaria. So che c'è un progetto di legge, sì, testo unificato, Scagliusi, Quartapelle, che credo possa essere una buona base di considerazione per un impegno in questo senso. Un altro tema, secondo me importante, anche in prospettiva futura, è il lavoro sulla prevenzione dei crimini d'odio, l'intolleranza e la non discriminazione. Questa è una questione che sta emergendo con forza in tantissimi paesi, e devo dirlo, mentre come ho detto prima il nostro focus naturalmente è molto sui paesi, diciamo, ad est di Vienna, quelli di più giovane democrazia, sulla questione della tolleranza e non discriminazione riscontriamo molti problemi anche all'interno dei paesi di cosiddetta democrazia più matura, dal Nord America ai paesi dell'Unione Europea. La questione della convivenza, del razzismo, della tolleranza e di trovare modi di rispettare appunto la diversità delle culture nel rispetto dei diritti umani è una sfida molto molto importante, che richiede un impegno continuo. Noi abbiamo dei progetti anche di collaborazione con le istituzioni educative per inserire all'interno dei curriculum delle scuole proprio dei programmi specifici sull'antisemitismo, sull'islamofobia e sul razzismo in generale, perché le nuove generazioni che magari non hanno vissuto i conflitti o non hanno fatto i conti con i fantasmi del passato, dell'intolleranza e della non discriminazione, hanno bisogno comunque di avere un sostegno nel poter affrontare le questioni della convivenza. Su questo abbiamo anche dei progetti di assistenza tecnica, l'abbiamo fatto anche con la Scuola Superiore della Magistratura, con lavoro con i procuratori per poter individuare appunto quali siano i crimini d'odio e poterli prevenire, e anche con le forze di polizia. Abbiamo fatto un progetto anche di collaborazione con i carabinieri proprio per
dotare delle skills e delle capacità per poter individuare i crimini d'odio e poterli reprimere in modo efficace. Mi fermerei qua con appunto un po' una panoramica del lavoro che svolgiamo e rimango naturalmente a disposizione per eventuali risposte e commenti sui vostri interventi. Grazie direttore Mecacci per questa presentazione, mi sembra piena di spunti interessanti e quindi adesso passerei subito la parola al collega Fantinati. Prego collega. Grazie Presidente, grazie direttore che in poco tempo, in una manciata di minuti ha raccontato un panorama mondiale di quello che sta un po' succedendo e come la vita che noi viviamo in questo Stato sia profondamente diversa magari, e se questo Stato intendo chiaramente in Italia ma anche in tutto il continente europeo sia magari profondamente diversa un po' da quello che succede nel mondo. Quindi un plauso sicuramente al lavoro che state facendo, a sollevare problemi che magari si danno per scontati ma di fatto non lo sono. Io personalmente le intervengo per chiederle se queste attività vengono anche fatte nel mondo online. Io mi occupo per l'ONU di tutta la parte dei diritti di internet, seguo con loro diversi panel in diverse agenzie che ci sono. Sono membro di un board dell'Internet Governance Forum che parla proprio di questo, cioè di far sì di parificare tutti i vari diritti delle popolazioni a dei diritti quantomeno standard e soprattutto a riconoscere il fatto di uno standard di diritto umano, perché molti stati nemmeno li riconoscono, ma nemmeno i governi accettano il fatto che ci possano essere dei diritti umani, sanciti dall'esterno e non che siano proprio loro a gestirseli. E la stessa cosa avviene soprattutto nel mondo online, dove chiaramente non è né più forte né più debole, è diverso e quindi ci sono cose diverse. Infatti in queste agenzie si lavora molto su rendere internet accessibile un po' a tutti i vari paesi, a renderlo anche affordable, cioè poco costoso per i paesi che hanno un salario basso, un salario medio molto basso, per rendere tutti quei paesi, soprattutto quelli di cosiddetti leapfrog, cioè quelli che non hanno avuto una crescente infrastrutturazione, quindi una sedimentazione normativa, ma si sono trovati subito col 4G, quindi subito si sono lanciati con gli smartphone nel mondo senza avere un background dietro di, chiamiamola, copertura legislativa. Cioè io viaggio col mio smartphone, io non devo preoccuparmi dove vanno i miei dati, perché dovrebbe essere lo Stato che si preoccupa che il fatto che io acceda a tutti i vari siti io possa farlo in modo sicuro, ma è come quando io guido in macchina, cioè io non devo occuparmi della segnaletica stradale, c'è qualcuno che l'ha fatto, mi ha reso la macchina certificata di modo tale che io possa avere quantomeno una parvenza di sicurezza. Quindi volevo chiedere se anche il vostro lavoro o poi eventualmente quale azione state facendo anche nel mondo digitale, che ormai non è più un nuovo mondo, ma è soprattutto anche con il fatto di una mancanza molto spesso di cooperazione internazionale, si può delinquere in uno Stato dove magari la legislazione è un po' più leggera, per dopo andare a fare profiling oppure a usare dati magari anche negli Stati dove sicuramente fare questo tipo di attività non è possibile. Per non parlare poi del cyberbullismo, ma anche del cyberattack, della cybersicurezza, che comunque ha una grandissima dose oltre dal punto di vista tecnico, quindi gli attacchi dall'esterno, ma anche ha una grandissima componente che riguarda il rispetto della persona, i diritti umani, i cosiddetti deepfake, i cosiddetti bias e quant'altro. Quindi un fenomeno sicuramente importante che è messo in questi giorni, credo, alla stessa stregua del rispetto dei diritti umani, in senso tradizionale, chiamiamolo così. Grazie mille. Ci sono altri colleghi che vogliono intervenire? No. Allora
a questo punto anch'io vorrei fare delle considerazioni. Diciamo che tutti i punti che lei ci ha sottoposto sono comunque punti che riguardano questo comitato e sono questioni che veramente si impongono l'attenzione del legislatore, perché oggi ci sono nuovi schemi rispetto ai diritti umani che fino a 10 anni fa non esistevano. Fare bullismo digitale ai danni di alcuni gruppi sociali o ai danni delle donne, che sono il 51% della popolazione, ha come obiettivo quello di intimidire quelle persone e tirarle fuori dal dibattito pubblico, dal dibattito politico. E quindi è una forma di violazione dei diritti umani di quei soggetti che non hanno più la libertà di poter manifestare il proprio pensiero liberamente. Quindi c'è di mezzo la libertà di espressione, perché tante persone hanno rinunciato a usare il mezzo digitale, che è la nuova agorà e che dovrebbe essere a disposizione di tutti, per questo tipo di problematiche. Problematiche che incidono nell'equilibrio delle persone, nella serenità delle persone. Quindi è giusto che chi si occupa dei diritti umani metta questo al centro. Io posso dire solo che in questo Parlamento abbiamo una proposta di legge per contrastare i crimini di odio, che porta la mia prima firma, ma alla firma di tanti colleghi e colleghe di diversi gruppi politici, e che a mio avviso dovrebbe essere portata in aula, perché i crimini di odio alla fine sono una dimensione che non salva nessuno, una dimensione che danneggia solamente il livello di libertà del pensiero e di espressione. Quindi penso che sia assolutamente giusto che occuparsi di questo tema. Per quanto riguarda la Bielorussia, vorrei chiederle, appunto, questo Parlamento si è occupato fin da subito, abbiamo ascoltato, è venuta qui in audizione la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, e quindi seguiamo con molta attenzione la vicenda, ma lei giustamente parlava del referendum, no? Del cambiamento della Costituzione. Allora vorrei chiederle se, in base alla vostra esperienza, voi considerate possibile che dopo che c'è stata la conferma dei brogli elettorali e tutto il mondo, tranne mi pare la Cina e la Russia, non hanno riconosciuto Lukashenko come presidente rieletto, ecco, se dico una riforma costituzionale possa essere fatta da chi ha fatto i brogli, e quindi se questo non confligge con l'idea, appunto, che c'è di già una usurpazione della rappresentanza, se è accettabile che questo avvenga essendo al potere un personaggio che non è il presidente legittimamente eletto. Quindi avrei interesse di avere una risposta su questo. E sull'Armenia, io ho parlato più volte con rappresentanti dell'Armenia e dell'Azerbaigian. C'è tutta una questione, forse anche lei, presidente Formentini, c'è tutta la questione dei prigionieri politici, dello scambio dei prigionieri. Ecco, l'Armenia dice che quello scambio l'Azerbaigian lo ha onorato, mentre loro sì. Allora volevo capire se voi eravate al corrente di questa situazione e che cosa pensavate, appunto, in merito a questo, perché quanto il conflitto sul Nagorno-Karabakh, insomma, è stato veloce, ma è stato anche, diciamo, inaspettato nel suo epilogo, non era certamente scontato che andasse così. Quindi, ecco, su questo vorrei avere un suo parere. E poi sul fatto che oggi, se lei ritiene anche, appunto, che oggi ci sia una retrocessione in merito alla tutela dei diritti umani, cioè se oggi le libertà acquisite con decenni di battaglie che sono state fatte a livello politico, a livello di società civile, quelle battaglie oggi rischiano un po' di essere riconsiderate, perché considerate non più centrali, e quindi che impatto può avere questo poi sul futuro della tutela dei diritti umani? Perché questo è un patrimonio che, appunto, acquisito sì, ma che può essere riconsiderato
E questo aprirebbe un nuovo scenario, a mio avviso, molto inquietante. Quindi vorrei avere da lei un parere su questo. Grazie, direttore. Prego, a lei la parola. Grazie mille. Magari comincerei dalla fine, dall'ultima domanda. Io su questo vado un pochino controcorrente rispetto al generale pessimismo, perché io e noi abbiamo fatto per esempio uno studio l'anno scorso sull'impatto della pandemia sui diritti umani e sullo stress che questo ha posto su tutte anche le istituzioni democratiche, a partire dai parlamenti per esempio, no? Tutto lo stato d'emergenza, la legislazione, e abbiamo fatto proprio un lavoro, tra l'altro i paesi dell'OSCE hanno l'impegno a comunicare all'ODIHR quando adottano uno stato d'emergenza, quindi abbiamo monitorato anche queste questioni e stiamo lavorando, abbiamo fatto degli eventi anche con l'assemblea parlamentare in modo da assicurare che questi poi stati di emergenza siano reverted, cioè che si ritorni alla normalità, cioè che il governo non prenda tutta l'attività legislativa a discapito del Parlamento. Quindi questione sulla libertà di movimento, non ne parliamo, no? Lockdown, certo. Quindi impatto sulle libertà civili, libertà di espressione, libertà di manifestazione, quindi è un momento sicuramente complicato. C'è stata anche l'ascesa di movimenti politici che contestano alcune questioni relative ai diritti umani. Però io ho come l'impressione che questa tendenza abbia un po' riportato al centro anche del dibattito politico i diritti umani. Perché se si guarda per esempio all'interno dell'Unione Europea, adesso il dibattito è veramente anche con alcuni Paesi membri sul fatto che lo Stato di diritto si rispetti o no. E quindi questa cosa che era stata un po' tenuta sempre un po' a lato, secondo me sta acquisendo centralità politica e può essere un'occasione, secondo me un'opportunità proprio per riprioritizzare quello che è successo negli Stati Uniti l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, al Campidoglio, io ero ancora negli Stati Uniti, eccetera, era qualcosa probabilmente di inaspettato. Però è stato anche una wake up call, no? Per il sistema politico americano, per la società, per dire non possiamo prendere la democrazia per scontata. Quindi da questo punto di vista, secondo me, dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare le istituzioni, che includono anche i media. Noi non ci occupiamo direttamente di media, c'è un'istituzione separata all'interno dell'OSCE, il rappresentante per la libertà dei media, che parla anche, si occupa di internet, eccetera, però naturalmente fa parte delle condizioni per avere un sistema democratico che ci dà l'opportunità di esprimersi e di comunicare. E quindi da un lato, secondo me, c'è una tendenza, come dire, a mettere in discussione certe cose, però c'è anche una reazione. E questo lo si vede anche all'interno di alcuni paesi dove c'è questo dibattito, e quindi io sono un po' ottimista probabilmente per natura, perché mi occupo di queste questioni, quindi per poter andare avanti bisogna essere un po' ottimisti, però io penso che la battaglia sia ancora da giocare, ecco, che non sia persa e che ci sia anche una questione geopolitica molto più grossa con alcuni paesi che appunto propongono modelli di sviluppo che magari garantiscono crescita economica ma non le libertà individuali. E questo credo che per paesi come l'Italia, paese fondatore dell'Unione Europea e altri paesi, debba diventare prioritaria nelle relazioni internazionali. Sulla situazione in Bielorussia, noi, come ho detto, ci occupiamo anche di assistenza tecnica che facciamo, e quindi la nostra offerta di fare una revisione del processo di riforma costituzionale, che ancora non è stata fatta, diciamo, è in corso, come dire, è fatta in buona fede. Noi vogliamo veramente offrire la possibilità di comparare quello che sarà la proposta che viene fatta agli standard internazionali. E quello, secondo me, può essere il metro di valutazione anche per avere la considerazione se questo possa essere un referendum che eventualmente possa rispettare le aspettative della popolazione o anche dell'opposizione, che aveva chiesto di essere coinvolta, che al momento non lo è stata, perché se ci fosse comunque un adeguamento rispetto agli standard internazionali, questo vorrebbe dire nei fatti che ci sarebbe
sarebbe consentito anche a forze che non sono solo quelle di governo di poter partecipare. Quindi il tentativo da parte nostra è quello di cercare sempre di, come dire, spingere le istituzioni nella direzione giusta. Poi naturalmente la decisione finale dipende dalle autorità, dal Parlamento, dal governo. Non abbiamo una, come dire, un'autorità sopraordinata rispetto alle istituzioni nazionali. Però ecco, da quello che ho visto, anche le forze dell'opposizione avevano chiesto il coinvolgimento in questo processo di riforma costituzionale, quindi non erano necessariamente contrarie a che questa cosa andasse avanti. Sui crimini d'odio, ripeto quello che ho detto, è una questione del nostro tempo, riguarda la convivenza tra culture, tra etnie, tra sensibilità culturali diverse che ci sono tra popoli, tra cittadini, emigranti di seconde generazioni, tante cose che ci sono. Lei ha parlato di questo progetto di legge che non conoscevo, eventualmente se fosse interessata noi possiamo anche provvedere a fare una valutazione, ecco, rispetto agli standard internazionali, se questo è benvenuto. Un po' sulla falsariga di quello tedesco, io ho cercato di recepire quell'approccio, però ci terrei molto il vostro parere, ve lo faremo questo avere. Sarà molto, molto, molto volentieri. Sulla questione dell'Armenia, noi abbiamo fatto un lavoro in particolare con il governo armeno nel corso degli ultimi anni, dopo le elezioni che ci furono qualche anno fa, che ha visto la nostra collaborazione aumentare. Naturalmente nell'OSCE ci sono varie dimensioni, noi ci occupiamo del cosiddetto terzo settore, della dimensione umana, e poi c'è il primo settore è quello della sicurezza e dei conflitti, la risoluzione dei conflitti. Quindi sulla questione del Nagorno-Karabakh non abbiamo una competenza diretta, però naturalmente seguiamo con attenzione tutti questi sviluppi e abbiamo anche ricevuto offerte di collaborazione, devo dire, sia dagli armeni che da parte degli azeri, perché come sa anche da parte azera c'è tutta la questione degli internal displaced persons, delle persone del Nagorno-Karabakh che adesso sono ritornate in quella zona. Quindi a questo punto di vista noi stiamo lavorando a livello tecnico e non a livello politico sul conflitto che c'è stato. Ho notato, come tutti, che già nel corso degli ultimi mesi ci sono stati degli scambi delle persone che erano state detenute tra le parti. Quindi l'auspicio naturalmente da parte nostra è che poi si trovi una composizione e un accordo su queste cose. Sulla questione di internet, noi non abbiamo competenza specifica sulle regolamentazioni media, internet, eccetera, però ci sono due cose importanti che stiamo facendo. Uno è monitorare tutte le attività online, cyberbullismo e violenza, politica che viene fatta attraverso l'online. Ma una cosa molto interessante su cui faremo una iniziativa internazionale il prossimo autunno riguarda il monitoraggio dei social media durante le elezioni. Perché noi abbiamo una metodologia che guarda tradizionalmente ai media, televisioni, radio, anche tra l'altro il supporto dell'Osservatorio di Pavia, che partecipa spesso alle nostre emissioni elettorali con gli esperti che sostanzialmente fanno il minutaggio delle presenze televisive e quante persone riescono a raggiungere, però niente ancora è stato fatto sulla questione dei social media, che come sappiamo poi nel momento elettorale hanno assunto un valore determinante. Quindi faremo una conferenza internazionale mettendo insieme gli esperti che stanno guardando a questa cosa per sviluppare una metodologia e dare indicazioni generali agli Stati membri su come regolamentare, perché il problema lì è molto delicato, perché riguarda anche le fake news e i tentativi di propaganda e di influenza dall'estero e come questo va a influire sulla libertà di espressione. Per cui è chiaro che le cose vanno regolamentate, ma al tempo stesso non vogliamo che ci sia, la censura anche da parte dei governi. Quindi questo è un settore molto delicato, perché ci sono alcuni paesi che, con questo approccio molto duro sulle fake news, hanno anche scelto sostanzialmente di limitare la libertà di espressione su internet.
E quindi questo è un crinale molto, molto pericoloso, su cui diciamo non c'è ancora una ricetta che è stata, come dire, sviluppata e accettata da tutti, però se anche appunto il Parlamento o comunque le istituzioni italiane che sono interessate a studiare queste cose, possiamo comunque fornire informazioni e rendervene partecipi un po' anche dei risultati che ne verranno fuori. Grazie direttore. Ultima cosa, voi siete a Varsavia, avete una sede in Polonia. Si impone una domanda, direttore. L'ho lasciata per ultimo, ma non posso metterla in questa sede. Qual è la vostra posizione in merito al fatto che il paese che vi ospita abbia sancito delle zone LGBTQ+ free? Significa che le persone omosessuali, lesbiche, trans non possono accedere a quelle zone. Parliamo dell'Unione Europea, un'interdizione a persone che appartengono a questi gruppi sociali. E come reputate la nuova legge sull'interruzione di gravidanza che mina l'autodeterminazione delle donne? Cioè le donne non sono più libere di decidere nel cuore dell'Unione Europea cosa fare e appunto anche in caso di gravissime malformazioni al feto sono costrette a portare avanti la gravidanza e pare che abbiano istituito negli ospedali delle sale del pianto per le donne che dopo aver dato alla luce questi feti ne piangono le sorti perché questi feti muoiono. Allora, a me tutto ciò mi sembra un orrore che ciò possa accadere nel cuore dell'Unione Europea nel 2021, io lo trovo assolutamente aberrante. Volevo però da voi un parere su quello che sta accadendo in certi paesi, appunto in questo caso la Polonia. Grazie. Grazie Presidente. Allora, qui si impone un chiarimento tra diciamo quelle che potrebbero essere le mie opinioni personali e la mia posizione istituzionale. Certamente. E lo dico perché la nostra istituzione è un'istituzione che comprende, e non lo, è veramente una spiegazione che è importante per capire. Siamo 57 paesi e l'OSCE lavora sulla base del consenso. Quindi i commitment che sono stati fatti anche a livello dei diritti umani tra i 57 paesi devono avere il consenso di tutti i 57. Una questione su cui ancora non si è raggiunto il consenso tra i 57 è la prima che ha menzionato. Nel senso che noi abbiamo facciamo un lavoro sulle questioni della discriminazione che riguardano tutti e quindi riguardano anche le minoranze sessuali e quindi nel nostro rapporto annuale sugli hate crimes, quando noi raccogliamo informazioni sulle vittime di questo tipo di intolleranza che viene fatta, includiamo anche queste cose. Alcuni paesi non sono molto felici di questa cosa, però noi lo facciamo a compagnia bella. Però non c'è una decisione fatta dai 57 su come dire, un impegno ad esprimerci su quella questione specifica. E la stessa cosa riguarda anche l'aborto. Sulla questione dei diritti alla salute riproduttiva ci sono, se guarda la mappa dell'OSCE, ci sono dei paesi che hanno posizioni molto diverse su questa cosa e quindi non c'è, diciamo, un impegno di tutti i 57 a lavorare in questo senso. Però e questa è la spiegazione istituzionale che le volevo dare, però in generale naturalmente noi siamo in Polonia, guardiamo alla Polonia come guardiamo a tutti i 57 paesi e nel corso degli ultimi 2-3 anni abbiamo seguito anche alcune vicende, per esempio anche sulla questione del rule of law, sulla questione della indipendenza della magistratura, lavorando in particolare anche con la Commissione indipendente sui diritti umani, l'Ombudsman polacco, che ci ha fatto diverse richieste di opinioni legali su questioni legate alla indipendenza della magistratura e su cui abbiamo espresso preoccupazione per le posizioni che erano state prese. Quindi come dicevo all'inizio, è un lavoro che necessita anche di essere rafforzato non solo a est di Vienna ma anche appunto
all'interno dell'Unione Europea. Grazie direttore. Adesso c'era il deputato Formentini che ha chiesto la parola. Grazie Presidente. Io vorrei porre una questione che mi rendo conto è assai complessa. Già si è accennato al tema. Come fanno le democrazie che fanno parte dell'OSCE ad essere credibili a livello globale nel momento in cui sono state descritte delle casistiche, ma io sottolineerei con forza per esempio quello che è successo nel Parlamento italiano e in altri parlamenti europei con riferimento al riconoscimento del genocidio degli Uiguri. Di fatto delle democrazie non hanno ritenuto opportuno riconoscere che sia in corso un genocidio per ragioni di realpolitik o per difendere presunti interessi commerciali. Ecco, quindi un Occidente che sta abdicando sotto questo aspetto al proprio ruolo, non voglio dire di guida, ma d'esempio di cosa può essere una democrazia pienamente realizzata. E quindi questa sovraesposizione commerciale, questi interessi geopolitici e la tutela dei diritti umani. Abbiamo visto che la presidenza Biden è incentrata proprio sulla promozione dei diritti umani. Quale prospettiva vedete a livello globale dal vostro osservatorio appunto tra questa dicotomia tra diritti umani, commercio, difesa dello Stato di diritto? Perché secondo me noi stiamo arretrando. Grazie. Grazie. Prego, direttore. Grazie. Questa è una questione, diciamo, che è ben presente nella politica internazionale. Io mi ricordo quando ci furono ormai quasi 20 anni fa, l'Organizzazione Mondiale del Commercio e l'avanzamento un po' del sistema capitalistico e la necessità comunque e l'opposizione anche di movimenti sociali affinché ci fosse un'attenzione sulle questioni dei diritti umani che non fosse, come dire, sacrificata sempre in nome degli interessi commerciali. Ora, sulla questione specifica degli Uiguri, siccome riguardano la Cina, non fa parte dell'OSCE, però diciamo io personalmente ho seguito anche questa vicenda negli anni precedenti e sicuramente sono ben consapevole di quali siano le difficoltà anche dei paesi occidentali nel rapportarsi quando si tratta della Cina anche sulle questioni dei diritti umani. Però l'esperienza dell'OSCE è un'esperienza che secondo me è molto importante da tenere presente, perché quando fu creata nel 1975 fu creata quando c'era ancora l'Unione Sovietica e c'era quindi un sistema di governo che non era fondato sui principi democratici, però ci fu questo accordo ad Helsinki in cui si collegarono tre questioni: la questione della sicurezza, la questione dello sviluppo economico e della democrazia come interdipendenti. E questa è l'unica organizzazione internazionale che poi negli anni 90 ha sviluppato dei commitments, degli impegni sulle questioni della democrazia e dei diritti umani legate alla sicurezza. E alcuni dei paesi che l'hanno fatto negli anni 90 adesso in qualche modo quasi vorrebbero tirarsene fuori, tanto forte è il legame che esiste tra sicurezza e democrazia. E questo secondo me sta venendo fuori in modo molto evidente a livello geopolitico, perché con la crescita di paesi a livello economico, in particolare la Cina, che sta sviluppando appunto un modello di sviluppo che produce risultati economici e anche, come dire, in parte ha per esempio ridotto la povertà in quel paese, però senza, diciamo, garantire istituzioni democratiche, libertà dei media, eccetera, è la sfida che il mondo occidentale adesso si trova a dover affrontare e che non ha dovuto affrontare, diciamo, appieno con l'Unione Sovietica, perché il sistema, diciamo, non ha poi retto. Quindi diciamo, all'interno della politica estera, tenere i diritti umani separati dalle questioni di sicurezza o dalle questioni economiche, secondo me non è sostenibile nel lungo termine, perché mette veramente in discussione qual è il modello di sviluppo che, per esempio, l'Europa decide di portare avanti nel rapportarsi anche con i suoi partner.
E quindi secondo me guardare, come dire, all'esperienza dell'OSCE e dalle lezioni che sono state imparate, per esempio, attraverso i processi, se si guarda all'est Europa, adesso ai Balcani occidentali, tutti questi processi che, come dire, incoraggiano riforme democratiche, lotta alla corruzione come garanzia per la sicurezza, è un modello vincente che garantisce maggiore libertà ai cittadini. Però ecco, a livello politico sicuramente ancora di strada ce n'è da fare, perché spesso c'è l'esigenza di tenere appunto questi interessi economici un po' scollegati dalla prospettiva più complessiva. Sì, grazie. E non ci sfugge neanche la sfida che noi dobbiamo fare quando abbiamo una minaccia terroristica, dobbiamo far fronte, ma io penso che una democrazia matura riesce a farlo senza intaccare le libertà, no, costituzionali che si è dotata. Questa è la grande sfida, far fronte al terrorismo nell'alveo di quei principi di civiltà che le democrazie mature posseggono. Quando si sfora da quell'alveo, hanno vinto loro. Questa è una mia considerazione personale, ma ecco, credo che insomma ci riguardi un po' tutti. Se posso aggiungere, noi abbiamo proprio un lavoro specifico che facciamo sull'antiterrorismo e su come questo appunto possa essere fatto e debba essere fatto nel rispetto dei diritti umani, ma anche lavorando con gli esperti della sicurezza che, come dire, dati alla mano, a partire dal 2001, sappiamo quello che è successo dopo l'attentato delle Torri Gemelle, eccetera, ormai dimostrano che appunto il non applicare il rispetto dei diritti umani nelle tattiche antiterroristiche, diciamo anche di interrogatorio, eccetera, in realtà non produce risultati buoni dal punto di vista della sicurezza, e che per esempio forzare le confessioni da parte dei sospetti non è che ti porta a avere garanzie, ecco, di prevenzione di attentati, eccetera. E lì ci sono dei lavori che vengono fatti proprio a livello dell'OSCE, anche in collaborazione con il segretariato a Vienna, proprio per la formazione delle forze di polizia e militari, per garantire che appunto il rispetto dei diritti umani sia integrato, e aggiungo, inclusi i diritti delle forze di polizia e dei militari, che sono anche una questione che in alcuni dei nostri paesi, per esempio, le forze di polizia hanno livelli di rappresentanza o comunque di partecipazione, diciamo così, democratica, che sono diversi rispetto a quelli dei cittadini normali. Naturalmente ci sono delle esigenze, come dire, operative che a volte richiedono delle eccezioni, però ecco, se si chiede anche alle forze di polizia e ai militari di rispettare i diritti umani, eccetera, dovremmo anche noi rispettare i loro, in modo tale che siano, come dire, pienamente consapevoli per loro stessi e per gli altri. Bene, allora se non ci sono altre osservazioni, la ringrazio e dichiaro chiusa questa audizione. Grazie. Grazie mille.